sento sotto tutta una raga. Poi ti strano con tanto frate. Puoi andare lì, mano alla mano. In diretto, lo sono. Assessore, siamo in diretta, buongiorno. Il mercato condizionale oggi è stato sospeso a causa dell'aumento dei contagi, però questa mattina i commercianti si sono presentati ugualmente e stanno lamentando appunto questa comunicazione in ritardo, immagino. Poi nel momento in cui è arrivato il numero dei contagi, il più 25, abbiamo preso questa decisione e l'abbiamo messa ovviamente nel sito, abbiamo fatto tutti gli atti dovuti. Questa mattina è stata notificata da alcuni che hanno preferito temporeggiare qualche minuto giusto per parlare con l'amministrazione comunale e insomma si è trovato un accordo, insomma, nei prossimi giorni ci vedremo al comune per stabilire un'ulteriore data per recuperare quella di oggi. Purtroppo ci dispiace questa situazione, però è dovuta all'aumento dei contagi a Santa Teresa in tutta la riviera, così come da ordinanza. E di comune accordo con le rappresentanze sindacali abbiamo deciso di fare questo passaggio nei prossimi giorni. Quindi oggi comunque il mercato non si terrà, adesso verranno smontati? No, loro semplicemente sono venuti, è stata notificata questa mattina verso le 6:30, 7:15 l'ordinanza, hanno aspettato me che sono arrivato verso le 7 per parlare, siamo ancora qui, stiamo discutendo insomma, di questa situazione per recuperare la data e gli animi sono molto tranquilli, tutti distanziati, tutti con le mascherine, tutto questo sappia e nei prossimi giorni stabiliremo una data per recuperare questo mercato. Ok, grazie. Pietro Aci, rappresentante di Confesercenti, questa mattina vi siete presentati in Piazza Mercato ugualmente, lamentate un po' qualcosa, una mancata comunicazione in tempi diciamo più rapidi. Allora, non è vero, già le prime avvisaglie si erano avute nella tarda serata di ieri. La notifica dell'ordinanza è stata fatta alle 7 di mattina, questa mattina. Abbiamo avuto sempre sia da parte della Confcommercio che da parte della Confesercenti dei rapporti molto distesi con l'amministrazione e molto cordiali. L'assessore si è trovato in difficoltà, il vice sindaco Di Marchi, dato che il sindaco al momento è a casa per propri motivi di salute, e cercando di mediare e non far accendere gli animi da parte degli operatori e viceversa noi non mettere in difficoltà gli organi di polizia municipale, abbiamo scelto che subito dopo andremo a concordare il recupero di questa giornata di mercato, in una giornata scelta, giusto assessore, da parte nostra questa volta, una giornata scelta da parte nostra a fine di far recuperare la giornata di mercato. Questa azione oggi, la presenza degli operatori nel sito mercatale, non è stata fatta per contravvenire a un'ordinanza o per un atto di insubordinazione civico da parte di onesti cittadini, ma è stata fatta perché sia di monito agli altri sindaci del comprensorio, che non si possono permettere di chiudere dei mercati dove ci sono degli operatori che sono stati formati per i protocolli Covid, dove usano tutte le precauzioni del medico e dove cercano di non diffondere la pandemia, ma anzi di cautelare sia gli operatori che i clienti e gli avventori. Pertanto noi chiediamo a tutti gli amministratori del comprensorio e della fascia di Guinea di non usare delle misure che poi danneggerebbero il tessuto economico di base, che è il tessuto produttivo, quello che tiene in piedi la nostra nazione. Grazie. Non so cosa vuol dire. Quindi adesso insomma lascerete il piazzale dopo. Ora piano piano ognuno farà lo smontaggio.
in modo stesso, il tempo che occorre, in modo diretto. E poi non metteremo con la distanza da parte. Va bene, grazie. Perciò sta busse sopra nuance non devono esistere. Io do un inventario, non c'è nulla di ragionare. Io ho detto c'è tutto perché stanno picchiando che con i lavoratori. Qua c'è una dire su se mi faccio, di buttare 50 euro a casa. Io si vendono non loro a nulla. Perciò perché non hanno trattato la busse, con spaito sono io che hanno trattato la busse. Buon sono. Non ci conviene lo scusa. Quando si discute in maniera educata e seria, io sono maleducato, mi dispiace, non posso discutere con lei, perché a questo momento lo sapevo come sogno. Non ineducato, signor animale. Siamo arrivati qua che abbiamo spese di spese degli operai. Io non posso dire oggi al mio operaio non ti do i soldi, sarei un vigliacco. E per venire qua da Catania, tra autostrade e cose, ci sono 40 euro di spese, 30 euro sono 70. Quindi lei me la dia un motivo almeno di essere nervoso. Io ci siamo oggi con una giornata di questa bellissima. Potevamo lavorare, potevate abbassare la testa, essere un pochettino umili. E domani capito? Essere un pochettino umili. La motivazione perché noi non dobbiamo fare la motivazione. Mettiamoci più distanti. Qua ognuno di noi minimo ha 100 euro di spesa, il motivo di essere nervosi ce l'abbiamo, però siamo educati, attenzione, siamo educati. Quindi oggi si poteva tralasciare un pochettino la situazione, perché chi ha il cuore qui a casa non è al mercato, non penso che avete 100 anni il Covid e sono tutti fuori. Noi non abbiamo, controllate la febbre, io ho dovuto fare due vaccini, ora sono prossimo per il pezzo, per lavorare, e tu mi dici non lavorare. Cioè, ma che... ci sono i vaccini. Poi una cosa fatta stamattina alle 5, che già io alle 5 ero qua pronto per montare. Non sta né in, come si dice, né in cena né in parliamo che alla fine dietro a tutte queste cose ci sono almeno 500 persone che ne subiscono di una giornata del genere. Se parliamo che ci sono 150 posteggi, più i lavoratori, diciamo, chi lavora con i titolari, ci sono le famiglie a casa, stiamo parlando di 500 persone. Da cosa? Da un'ordinanza fatta alle 8 di sera, apposta così noi non potevamo replicare. E questa è la cosa sbagliata. Ha 60 Covid, ma queste sono persone che stanno a casa. Ma non penso che vengono al mercato a fare fusione con gli altri. Ma c'è un protocollo Covid, ci sono il Green Pass, ci sono mascherine, distanziamento. Noi se lo diremo. Quando sarà stato operato? A politica. Io non lo
Ma non è che io leggo Facebook. No, non è che io usaccio. L'ordinanza la facciamo con i primi. Ma devamo... Io sono venuto, perché sono venuto. Ma infatti abbiamo notificato, voglio aspettare che veniva questo di noi, abbiamo parlato. Se c'è questa possibilità di cui è andato, vediamo se sta venendo. Noi il nostro mestiere, il pezzo è pezzo, non è dice una giornata, la recuperiamo e prendiamo gli stessi soldi. Quando sarà recuperato, questo sarà in un periodo dove noi non facciamo niente, capito? Quindi oggi si poteva lavorare e poi si discuteva. Cioè non la vedo sta cosa che... Perché chi ha il Covid delle persone, della popolazione, sta a casa, non viene al mercato. Noi siamo tutti con il Green Pass, potete controllare. Allora sì, questo, posso venire, ci accettare. Noi siamo stati uno dei primi comuni a fare ripartire il mercato, il 24 di giugno. Quando è stato l'anno scorso, è stato l'ultimo comune di quelli che c'ho io. Ascoltate, noi siamo, noi purtroppo questo è posso fare una domanda? Vorrei capire, perché io sono ignorante, vorrei solo un'applicazione. Io che ho tre vaccini e il Green Pass, che mi è stato detto che posso andare a lavorare se sono asintomatico, perché non posso lavorare? Io vorrei spiegato questo, a prescindere dal numero dei contatti. Vorrei capire questo, a cosa mi sta servendo, visto che il Green Pass lo chiedono a tutti. Ieri sono stato al centro commerciale per lavorare, mi hanno chiesto il Green Pass per entrare. Sono stato al cinema, mi hanno chiesto il Green Pass per lavorare. Io che so qua il Green Pass, perché non devo lavorare? Tutto questo perché non me lo sanno spiegare. Io vorrei capire questo. Lo Green Pass che io ho. E chi mi serve? Il governo non gli ha detto di chiudere il mercato, ieri è stata presa questa decisione ieri alle 8 di sera. Io quando vado al bar, non ci sono niente. Ora voglio dire, io posso capire che io che ho il Green Pass, i vaccini, per andare a lavorare, uno dice dai, per entrare qua dovete avere il Green Pass, io sono d'accordo, però io che ce l'ho e mi dice il governo che il governo non mi può andare a lavorare. Sta dicendo il governo che col Green Pass posso andare giusto per andare a lavorare, ma io non sto lavorando. Questo è il contro senso che io voglio fare capire. E allora che cosa non ce l'ho sto Green Pass? Ma i contagi ci sono, vicesino, lei usa tutti i modi. Non lavoriamo più. Giusto? E noi come io non capisco se questo sono il mercato, però la gente è libera di circolare nel bar, è libera di circolare nei negozi, può venire qua a lungomare a farsi la forza, possono fare la qualsiasi. Non è che c'è stato il mercato chiuso e il paese chiuso. Allora salta solo dal meno passo, dico la mia. Allora il signor sindaco, buongiorno signor sindaco, ha fatto due ordinanze per allerta meteo inutili. Ha fatto questa ordinanza inutile, ha mandato un messaggio alle 20:30 su Facebook. Scritto su Facebook, quindi dovrebbe essere anche a interpretazione, o qualcuno dovrebbe essere obbligato ad avere Facebook e leggere, lasciando stare queste cose qui. Signor sindaco, tu se chiudi le mie attività devi chiudere anche le altre, perché tu vieni con me al bar, signor sindaco, e ti andrà a bere un caffè, ti faccio vedere che dentro il bar siamo 6-7 persone senza mascherina. Allora il paradosso qual è? Che il contagio all'aria aperta, mascherina con mascherina, è lo 0,01%. Lei che è un avvocato, quello che è un dottore, sicuramente è ben informato, forse è più di me, signor sindaco, quindi lei non può, io credo che questo sia un abuso, io credo che questo sia un fortissimo abuso, sicuramente magari questo messaggio non lo leggerà, però lo spero tantissimo. Io sono Carmelo Balsamo, il posteggio di San Luce 2017, grazie. Grazie per lo scopo. Sei ritiro, io sono arrivato a me, questo nessuno mi dice che avete dopo.
Entriamo, i negozi erano così, paese in zona arancione, parliamo.
giusto? È chiuso il centro commerciale, qua siamo all'aperto. Perché solo il mercato? Chiudete i negozi, facciamoci un giro del paese, facciamo un'ordinanza, chiudete i negozi. Visto che non ci può circolare, che il virus non ci può circolare. E allora è una concorrenza sleale. L'emergenza è nata alle 8 di sera del martedì prima del mercato, questa è l'emergenza che è nata. Allora, abbiamo già parlato, io vi chiedo solamente di non divulgare queste registrazioni che state facendo. Siamo in diretta, sono un giornalista. Le spese chi ce le paga? Avete perfettamente ragione. Nessuno, le spese chi ce le paga? Nessuno. Carmelo, buongiorno. Oh, poi siamo costretti a bere il decimo di metà e a fare il buongiorno, lei stamattina già aveva montato i banchi perché si aspettava che oggi ci sarebbe stato il mercato. Cosa ne pensa di questa decisione di sospenderlo da parte dell'amministrazione? Secondo lei è stato giusto sospendere il mercato per l'aumento dei contagi? Secondo me no. No. Abbiamo
Grazie.